Pedro, Cassio e poi me, quella mattina, sotto una neve che imbiancava tutto, dovevamo incontrare su in collina l'altro compagno, figlio al biondo, il brutto. Il ventre era ghiacciato e per la schiena sentivamo un gran gelo da tremare. C'era un freddo compagno su in collina che non riuscivi neanche a respirare. Andavamo via piano e te cammina, perché veloci non potevamo andare. Ma in mano tenevamo la carabina, ci fossero dei toni a cui sparare. Era della brigata il brutto e su in collina ad un incrocio forse c'era già. E insieme all'altra stampa clandestina doveva consegnarsi l'unità. Ma Pedro ci ha fermati e stralunato gridò: compagni, mi si geli il cuore, legato tutto a quel filo spinato, guardate là c'è il brutto, è là che muore. Capimmo più niente di volata, tutti corremmo su quella stradina, ma c'era il brutto tutto sfigurato dai pugni e i calci di quegli assassini. Era scalzo, né giacca né camicia, nudo fino alla vita e fra le mani teneva un asse in legno con la scritta: questa è la fine di tutti i partigiani. Dopo aver maledetto e avere pianto, l'abbiamo tolto dal filo spinato, sotto la neve compagni abbiamo giurato che avrebbero pagato tutto quanto. Abbiamo sepolto là sulla collina e sulla fossa ci ho messo un bastone. Cassio ha sparato con la carabina un saluto da tutto il battaglione. Col cuore stretto siamo tornati indietro sotto la neve, andando piano piano, piano sul ghiaccio che sembrava vetro, piano tenendo stretta l'asse in mano. Quando siamo arrivati giù al comando ci hanno chiesto la stampa clandestina. Cassio mostrò i cartelli in una mano e Pedro indicò un punto su in collina. Il cartello passò di mano in mano sotto la neve che cadeva fina. In gran silenzio ogni partigiano guardava quel bastone su in collina.